Situata nel cuore del Salento, Palmariggi è un autentico gioiello a meno di 10 km dal mare Adriatico. Il territorio del borgo salentino ebbe molti feudatari in tempi antichi, ma si hanno notizie certe dal 1463, quando divenne proprietà degli aragonesi. Essi costruirono un fortino a difesa dei territori circostanti e della vicina Otranto, contro l'invasione e gli attacchi dei nemici. Da quel momento il paese venne conosciuto con il nome di Casale San Nicola. Nel 1480, a seguito dell'invasione dei turchi e la presa di Otranto, il casale divenne protagonista di un miracolo prodigioso di fede. Poco prima dell'attacco dei saraceni alla fortezza, nei pressi di quello che oggi è chiamato Monte Iuzzo, apparve la Vergine, che impugnando una palma si poneva alla guida di una guarnigione di guerrieri. L'esercito turco, pensando di trovarsi di fronte al nemico aragonese, scappò impaurito e da quel momento il paese assunse il nome di Palmariggi, che significa «tu che reggi la palma». Il centro storico di Palmariggi conserva ancora oggi la sua natura più arcaica e vera, nel fascino senza tempo delle antiche abitazioni che si affacciano sulle graziose e strette viuzze. Tra queste spiccano le case a corte, simbolo indiscusso della civiltà contadina di un tempo ed espressione di una comunità industriosa. Rappresentazione del Salento contadino, esse risalgono all'epoca classica ed oggi rappresentano un patrimonio architettonico di inestimabile valore. Un tempo la zona di Palmariggi era umida e paludosa e forse anche per questa sua caratteristica morfologica gli abitanti di Palmariggi sono stati soprannominati carnoculari, dal dialettale carnocula, che significa rana.